Con la Santa Messa di ringraziamento si sono conclusi ieri sera le celebrazioni patronali a Biancavilla. È stato il prevosto parroco della Basilica Collegiata Santuario Santa Maria dell'Elemosina Don Agrippino Salerno a celebrare la Santa Messa delle 19, durante la quale sono stati esposti i santi protettori della città, la sacra icona della Madonna dell'Elemosina col Bambin Gesù e i simulacri e le reliquie di San Placido di San Zenone. È stata una celebrazione molto partecipata da parte dei fedeli e dai membri della Confraternita del Santissimo Sacramento dell'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina, del Circolo San Placido e del Circolo San Zenone. Quest'anno i festeggiamenti patronali sono stati vissuti con maggiore spiritualità. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, le processioni esterne e tutti gli aspetti folcloristici della festa sono stati annullati e tutte le funzioni religiose si sono svolte all'interno della Chiesa Madre, trasmesse in diretta da Videostar. Le conclusioni delle celebrazioni nelle parole di Don Agrippino Salerno. Da qualche anno abbiamo intrapreso questa bella iniziativa di concludere le feste patronali ringraziando il Signore attraverso l'esempio dei nostri santi. Abbiamo concluso le feste patronali quest'anno facendo un bilancio. Certamente sono stati diversi le feste rispetto agli anni precedenti. Che cosa è mancata? Molti diranno è mancata la processione esterna, sono mancati questi momenti fuori dal sacro, dalla chiesa. Però quest'anno la pandemia ci sta facendo riflettere sui piccoli gesti e i grandi gesti. I piccoli gesti come quello di un sorriso e quanto ci costa non poterlo fare essendo mascherati. I piccoli gesti come un abbraccio che fa tanto e siamo impediti per la paura del contagio. Siamo un po' allarmati per come la curva dell'epidemia va salendo e scendendo. Chiaramente stiamo dando più importanza alla vita, quanti nostri fratelli stanno soffrendo, soprattutto nella solitudine. Quindi questo tempo dalla pandemia ci sta aiutando a ridimensionare tutti quegli aspetti della vita stessa a cui non davamo tanta importanza prima. La festa quest'anno ci ha un po' fatto riflettere, non potendo vivere le processioni esterne. Questo non significa che abbiamo meno amore ai nostri santi. Li abbiamo voluto pregare, invocare, ma soprattutto nella luce dei Vangeli, delle celebrazioni, abbiamo ascoltato quello che il Signore aveva da dirci attraverso la sua parola. I santi vanno imitati, tutti siamo chiamati ad essere santi. I santi hanno saputo dare nel loro tempo storico la risposta eroica di fede e oggi credo che anche noi cristiani del 2020 siamo chiamati a dare la nostra risposta eroica, generosa, coraggiosa, ma coerente alla fede. E quindi le feste patronali le abbiamo vissute con questa accezione di viverli nella profonda meditazione, nel rispetto delle norme, ma soprattutto nel desiderio di migliorarci.